7000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto un goccio di fermento, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Un caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Ci vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo è corretto. Freddo è corretto? Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, eccoci qui nuovamente insieme in attesa che arrivi l'ospite del giorno e poi cercheremo anche di raggiungere telefonicamente la nutrizionista, la dottoressa Antonia Di Caprio. Ha avuto un imprevisto personale, però questo non vuol dire che oggi non sarà una puntata ricca di ospiti, anzi tutt'altro, e proprio per questo dobbiamo svegliarci perché le notizie in arrivo sono molto scottanti. Forza, giocando sempre. Ballo della stati, a ballo io che ballo tu. Codeste il ballo della stati, a ballo tutta la tribù. Portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su. E che sono un polipo? Questo è il ballo dell'estate. E portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok? Via! Questo è il ballo dell'estate. Della libertà, la Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro, e ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3, 108, sbagliato, questo è il ballo dell'estate. Viene sempre da ridere ogni volta che li ascolto. Immagino i bambini stiano impazzendo a fare tutti questi versacci, ma è il modo migliore prenderla con tranquillità e gioiosità, qualsiasi sia il problema. Secondo me è la soluzione
per ogni cosa, diciamo. Poi purtroppo, perché le notizie che ormai impazzano non sono tra le migliori, fra poco andremo a toccare un argomento scottante, ovvero i disservizi idrici. Quanti di voi la sera non riescono a farsi una bella doccia? E soprattutto da quanto tempo? Bene, io per quanto mi riguarda credo che parliamo di più di 10 giorni, stiamo quasi arrivando a 2 settimane. Altro tassello scottante riguarda gli NCC e i taxi. Occorre decidere presto. Il Partito Socialista Italiano interviene ancora una volta sulle condizioni in cui lavorano gli operatori del trasporto. Bisogna uscire dal caos attuale, altrimenti verrà compromessa l'immagine della città. Da mo che l'abbiamo compromessa l'immagine della città. Sapete che figura quando becchi qualche turista, magari sei all'estero, vai a fare il viaggio, hai la possibilità, insomma, conoscendo qualche lingua, di interloquire con qualcuno e poi gli dici Civitavecchia, sì, la conoscono, però non sembrano un bel ricordo della nostra città i turisti, ovvero gli abitanti di altri paesi che vengono qua per caso perché hanno preso una bella crociera. E infatti anche il Messaggero tratta questa news. I tassisti dichiarano guerra agli abusivi, denunce, fotografie contro gli NCC con licenza straniera. L'avvocato Grasso, ce n'è persino una che viene da Olbia. Che figata, questo NCC che fa? Prende tutte le sere il traghetto? C'è qualcosa che non mi torna, eh? I dossier girati alla polizia locale, il comandante Biferari: noi operiamo tanti fermi, ma spesso il giudice di pace li sospende. Chissà come mai, forse perché ci sono anche problemi al giudice di pace. E altre associazioni del territorio che rappresentano gli autisti regolari si sono rivolte alla magistratura. Che storia, ragazzi, che storia! Ora una notizia simpatica che riguarda, secondo me, uno lo conosco personalmente, poi gli altri credo, insomma, che siano ultra sessantenni, ragazzi. In motocicletta fino a Capo Nord, la sfida di 3 centauri civitavecchiesi, un viaggio di quasi 11.000 chilometri e al traguardo che cosa faranno? Pianteranno la bandiera della città, quindi un easy rider in omaggio a Civitavecchia e all'amicizia. Quindi 3 centauri locali hanno deciso, gireranno il mondo con le proprie moto in modalità Dennis Hopper e Peter Fonda, le star di Hollywood, protagonista del film più popolare in tema di evasione e voglia di libertà attraverso il sogno a due ruote. Mi raccomando però, nessuna rissa nel corso della strada, perché il film prevedeva anche delle risse, insomma, situazioni alquanto bizzarre, simpatiche. E chi sono? Maurizio Ruggeri, Claudio Cozzolino e Oreste Fociani. Quindi loro fanno un altro itinerario, andranno in moto da Civitavecchia a Capo Nord percorrendo in tutto 10.776 chilometri. Davvero una bella passeggiata, figlia di un'idea nata circa un anno fa e di esperimenti fatti nel corso del tempo, perché ve lo posso assicurare, ne hanno fatti tanti di viaggi in moto. Tra gli organizzatori della mission anche Giordano Cozzi, family banker presso Mediolanum. Cambiamo argomento. Ara Ambiguus, progetto per la conservazione. L'iniziativa è partita da Civitavecchia e troverà applicazione in Costa Rica. A
accoppiamenti che potranno assicurare una popolazione di pappagalli idonei alla sopravvivenza in natura. Ragazzi, quante cose curiose si scoprono! E Civitavecchia ne propone sempre tante, dalle cose più leggere a quelle più impegnate. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I think
Ed eccoci bene, come promesso ci ha raggiunto qui agli studi di Radio Stella Città il delegato, il nuovo delegato, giusto? No, mi dice no, Fulvio, no, Floccari. Non ci sono deleghe, buongiorno a tutti, io sono consigliere comunale e sì, il nuovo presidente della commissione lavori pubblici, però ecco, non c'è una delega, non ce n'è l'esigenza, nel senso che il rapporto di osmosi con Antonio è tale che, così come è stato per la sanità, non c'è delega, nel senso che io porto avanti il lavoro in supporto a lui e a Massimo Pantanelli, ma ecco, senza un titolo non c'è nessun bisogno. C'è un rapporto di fiducia, naturalmente, esatto. Che e di collaborazione completa, nel senso che io mi faccio da parte quando serve e subentro quando è necessario. Ecco, questo è il rapporto. Allora Fulvio, senti, ora io cerco di farla in maniera un pochino più leggera, ma la situazione è molto seria. Sì. Sono tanti i cittadini che ci chiamano, che ci mandano email, ci arrivano segnalazioni su Facebook da tutti i lati, perché da telefonate, anche telefonate di gente arrabbiata qui in redazione. E hanno motivo di essere arrabbiati e io porgo le scuse all'amministrazione, a tutta la città, perché mi rendo conto che i disservizi sono tanti e visti con l'ottica della famiglia, minimizzarli non avrebbe nessun senso, per cui nuovamente le scuse. Che cosa è successo? Sì. È successo che ad una rottura, ad una interruzione della fornitura di HCS programmata ed annunciata per lunedì, sì, era un'interruzione necessaria a fare una piccola riparazione sulla conduttura che serviva a prevenirne una più grossa, quindi abbiamo riparato un giunto che perdeva, e se ne è associata una seconda. Vado con ordine. Il programma di questa amministrazione è quello di ridare intanto, con priorità assoluta, l'acqua dell'Oriolo alla città. Sì. L'acqua dell'Oriolo è un'acqua che ha un tenore di arsenico ai limiti, ma che diluita con quella di HCS è ottima ed è perfettamente a norma. Sì. È acqua che arriva al partitore di Poggio Capriolo, quindi nella parte alta della città, e fornisce perciò San Liborio, il Faro, Cisterna, il centro della città e poi in qualche modo anche le zone più limitrofe, che però hanno una fornitura ibrida. L'aspettativa è quella di ottenere dall'Oriolo da 30 a 40 litri secondo. Sì. Tenete presente che HCS al pieno del funzionamento ne dà circa 100, quindi quei 30-40 litri sono tantissimi. Sì. I tempi per restituire l'Oriolo alla città indicativamente sono di una settimana. L'intervento è stato un po' più lungo del previsto perché abbiamo dovuto prima riparare la condotta RHCS che corre parallela all'Oriolo e che inzuppava il terreno rendendo impossibile lavorare in sicurezza, oltre che, siccome per la prima volta sulla riparazione dell'Oriolo abbiamo messo all'opera anche un geologo, l'intento è quello di fare una riparazione che non sia la solita riparazione che tutti gli anni si fa e dopo 4-5 mesi è andata in fumo, ma che sia una riparazione destinata a durare, proprio perché si tiene conto delle dinamiche della frana e in qualche modo la si va a stabilizzare, o comunque si mette la tubazione fuori dalla frana. L'intento è questo. Ok. Che cosa è successo poi dopo? Che mentre stavamo, quindi lunedì abbiamo tolto l'acqua perché si facesse la riparazione è avvenuta nei tempi e lunedì stesso stavamo restituendo acqua alla città, si è avverata un'altra rottura, che riguarda un'altra cosa, non sono le tubature, ma si tratta dell'impianto che pompa l'acqua dal bacino di Montanciano su allo stabilimento di produzione, di lavorazione dell'acqua. Ok. Questo gruppo è fatto normalmente, è previsto che insomma sia dotato di 3 motori che pompano l'acqua su. Di questi 3, uno è fermo da una quantità di tempo siderale perché i motori sono usurati. Sono motori di proprietà di Civitavecchia Infrastrutture che li dovrebbe eventualmente sostituire. Sì. Civitavecchia Infrastrutture sta in piedi solo col canone che riceve da HCS e che HCS in realtà non paga da non so neanche dirvi quanto tempo. Per cui Civitavecchia Infrastrutture è un contenitore dal punto di vista economico completamente vuoto e che non è in grado di far fronte a quasi nessun tipo di intervento. Sì. HCS, che comunque è una società in liquidazione, ha avuto i conti a rischio pignoramento il mese scorso, quindi non gode di buona salute, fa quello che è strettamente necessario, per cui ogni volta convincere il liquidatore a spendere, legittimamente dal suo punto di vista, è un problema non facile da sormontare, perché è ovvio che lui deve anche tutelare la sua persona, per cui ogni volta che autorizza delle spese si mette a rischio. Ok. Finalmente siamo riusciti a convincerlo a sostituire, a comprare nuova uno dei 3 gruppi motore pompa, per cui andremo a 2 gruppi funzionanti. Attualmente che cosa è successo? Che il motore di scorta era fermo e non è stato mai sostituito.
il secondo motore che era in funzione, quindi i due, si è fermato, si è tentata una riparazione, si è tentata più di una riparazione, il motore è ripartito, però in una prima occasione vibrava, creava difficoltà, per cui lo si è fermato, in una seconda occasione è partito ma si è nuovamente fermato dopo poco, per cui nel periodo di tempo che va fra lunedì notte e questa mattina si è definitivamente acclarato che il secondo motore non è riparabile, e quindi questa mattina stessa la ditta che per HCS fornisce questo servizio di riparazione è già andata a Milano fisicamente con un mezzo suo a reperire un motore di quella portata. Immaginate, non è esattamente... Di una macchina, anzi tutt'altro. Sì, non sono componenti che si trovano con facilità, e nel pomeriggio il motore sarà lì a Montanciano, a Canale Monterano, verrà montato, e mi auguro che tra questa sera e domani mattina anche questa ennesima rottura sia completamente riparata. Certo. Se posso. Quindi il programma dell'amministrazione è quello di restituire l'oriolo, di mettere in sicurezza la condotta di HCS. Stiamo andando adesso con l'ottimo Luca D'Altilia, che è responsabile dell'ufficio acquedotti, che è veramente una persona infinita e sempre piena di buona volontà. E merita un applauso assolutamente, perché fa, ricordiamo che è un dipendente comunale, è uno dei tantissimi dipendenti comunali che fa il suo lavoro, lo fa bene, lo fa con esperienza, lo fa con attenzione e con, anche andando oltre quelle che dovrebbero essere le sue competenze, nel senso che ci mette anche un di più. Stiamo andando a fare un sopralluogo ad Aurelia, perché stiamo valutando l'opportunità di riattivare una vasca di riserva che ci consenta, come facciamo a Poggio Capriolo, alcune ore di autonomia nel caso di panne del sito Medio Tirreno. Purtroppo lavoriamo su una rete idrica che è complessa, che ha un'età elevatissima, immaginate l'oriolo a 111 anni, quindi insomma una struttura che non ha mai subito interventi di manutenzione radicale. Sì. E per cui inizialmente nel primo anno mi rendo conto che non chiedo un piccolo sacrificio, ma il sacrificio di pazientare, di sopportare i giorni di stop, i cittadini devono farlo se vogliono un intervento strutturale. Però capita sempre l'estate, In parte che è il momento in cui ti parlo dei bisogni delle persone normali, quotidiane, quelle che poi effettivamente chiedono, è proprio l'estate che uno suda di più, si cambia, certo, di più, ha bisogno di farsi più docce, ha bisogno di fare più lavatrici. Però, e così via. Quindi, in parte c'è una spiegazione, cioè intervenire sulle tubazioni d'inverno è impossibile, certo, perché la pioggia, il terreno è franoso. Abbiamo anche provato in passato un intervento sull'oriolo durante, ecco, qualche mese fa, ma gli operai sono dovuti scappare perché lo scavatore partiva verso valle, quindi insomma non c'era la cornice di sicurezza, e poi si rischia di spendere cifre enormi perché riparo un qualcosa che è in movimento, che dopo poche settimane si guasta di nuovo. Sì. Quindi sulle condutture gioco forza, dobbiamo intervenire d'estate se vogliamo un intervento fatto bene e che sia il più possibile risolutivo. L'altro aspetto è che inevitabilmente il consumo idrico della città d'estate cresce, vuoi per le navi da crociera che indubbiamente assorbono un bel po' d'acqua, ma anche perché la popolazione aumenta di numero e l'utilizzo dell'acqua pro capite aumenta, perché più di qualcuno di noi fa due docce al giorno, certo, e quindi inevitabilmente una parte dei disservizi, cioè praticamente l'acqua che viene a mancare nella zona del centro nel secondo pomeriggio e di sera, è un incremento dei consumi legato al fatto che c'è gente che rientra a casa e fa la doccia, che insomma c'è più domanda, e lì sì. In quel caso specifico non ci sono state rotture di nessun genere, è proprio che sistematicamente noi siamo in grado di fornire alla città circa, quando va bene, 400 litri secondo, senza l'oriolo andiamo a 350 litri secondo. Attualmente col guasto che abbiamo avuto su a Montanciano siamo scesi attorno ai 300 litri secondo, e quindi inevitabilmente meno acqua in città vuol dire meno acqua pro capite, questo è inevitabile, soprattutto se tenete conto che investire radicalmente su queste strutture costa. Sì. E non è facile farlo con le casse comunali che stanno... Bilancio che è stato tenete presente che questi interventi non li hanno fatti neanche le amministrazioni che incassavano 10 e più milioni di euro da parte di Enel, cioè di quei soldi non un euro è stato speso in investimenti sull'idrico. Quindi non lo si faceva quando i soldi c'erano, è difficile aspettarselo adesso che i soldi, tra virgolette, non ci sono.
E invece lo stiamo facendo, perché e abbiamo... Come li prend... E dove li trovate questi soldi? Dentro il piano triennale delle opere pubbliche ci sono tutta una serie di contenitori, alcuni dei quali sono vincolati, per cui non si possono toccare, sono dei mutui che sono stati pensati e richiesti appositamente per un'opera. Altri contenitori invece sono soggetti a possibili distrazioni. Sì. C'è attivo già dall'anno scorso un piano triennale di rinnovo dell'arredo urbano, quindi uh-huh. cestini dei rifiuti, panchine, che sono assolutamente utilissimi, però credo che sia abbastanza condivisibile l'idea che probabilmente hanno un livello di priorità più basso rispetto all'acqua. Certo. Una parte di questo fondo verrà distratto dal comune e utilizzato per intervenire su beni che hanno in più la difficoltà che non sono più di proprietà comunale. E allora si è creato un meccanismo che reitereremo ad ogni intervento, per il quale il comune si sostituisce alle partecipate. Sì. Oggi Civitavecchia che situazione c'ha, che è folle? Si è creato un contenitore che è il proprietario delle tubature e degli impianti, che è Civitavecchia Infrastrutture. Poi c'è un altro ente che gestisce la manutenzione ordinaria e che fa funzionare questi impianti. Sì. I due enti, col meccanismo che vi ho spiegato prima, sono in lite perenne ed il primo dei due, Civitavecchia Infrastrutture, è a secco dal punto di vista dell'introito di denaro, perché il secondo non gli paga il canone. Okay. E allora i due enti litigano tra di loro per capire chi deve fare gli interventi. La manutenzione straordinaria sarebbe di Civitavecchia Infrastrutture e quella ordinaria di HCS. E in realtà, essendo entrambe le società in difficoltà, nessuno dei due tende a far nulla, se non ciò che è assolutamente improcrastinabile. Allora, come rompiamo questo schema? Intanto... Io credo attraverso una regolamentazione chiara, efficace, in cui si suddividono i compiti... In cui si, La soluzione probabilmente sarà questa. Cioè, per questa stagione è il comune unico proprietario delle due partecipate a sostituirsi, visto che si tratta di una questione di salute pubblica. Okay. Per cui al di là di tutto interviene il comune e si bypassano ogni genere di problema. HCS è una società in liquidazione, se il tribunale darà il via libera al piano di liquidazione che stiamo presentando, sostituiremo entrambe le società con una nuova compagnia che mi auguro abbia una capacità, un'efficienza superiore a quella che abbiamo osservato in questi anni. Per nuova cui l'idrico, compagnia? Una nuova compagnia. Ok. Quindi la municipalizzata, in qualche modo, le due municipalizzate verranno sostituite da un unico ente che, pubblico, che sarà chiamato a gestire la vicenda. Perfetto, ho tantissime domande, Fulvio. Dimmi. Grazie, comunque sei stato anche chiaro, anch'io da ignara, perché non sono una persona addetta al settore, comunque ho compreso. Io non so, prendila anche come consiglio, io parto anche da spunto, perché a volte si fanno cose sbagliate oppure o giuste, però quello che fece anche a suo tempo l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi, la proposta nel 2013 l'acqua arrivava, quindi lui che fece, se non mi ricordo male, correggetemi, fece aumentare il flusso idrico con degli accordi che prese con Acea. Giusto? Guarda, se non sbaglio. Io guardo Luca e lo vedo perplesso. Perplesso. In realtà noi con Acea abbiamo parlato l'ultima volta di questa vicenda, credo fosse gennaio o febbraio. La conduttura di Acea che porta l'acqua a Civitavecchia è già sfruttata al massimo della sua portata. Ma tenete presente un'altra cosa. Quella conduttura c'ha circa, io continuo a guardare Luca, circa 200 litri secondo di portata. Sì. Il piano regionale delle acque prevede per Civitavecchia un consumo idrico di 200 litri secondo, per cui noi teoricamente consumiamo più del doppio di quello che il piano regionale ci riconosce. E Acea, che non ha altra acqua da darci, proprio perché la conduttura è sfruttata al massimo, non potrebbe neanche darcela, nel senso che non ci spetta la piano regionale. Io ti riporto quello che è stato detto da Mirko Mecozzi, e anzitutto doveva essere richiesto un aumento della fornitura alla CEA che serve più del 50% dei rubinetti per alleviare la grande sete. In realtà non è così, Acea è in condizione di dare acqua alla parte bassa della città. Abbiamo anche tentato a suo tempo con Acea, ragionamento su suggerimento di Luca, di portare da Piazzale delle Sterlizie, di fare un bypass per portare l'acqua dal Piazzale delle Sterlizie, sta all'ingresso lato sud della città, quindi uh-huh. siamo a San Gordiano, da lì pompare l'acqua a Poggio Capriolo. E, intanto Acea ci ha nuovamente ribadito che non ha altra acqua da darci, per cui non avremmo risolto. Ma il problema è poi
che la tubazione che da Piazzale delle Sterlizie, in realtà, che arriva a Piazzale delle Sterlizie da Poggio Capriolo, lì in discesa, non è una tubazione premente, per cui avrebbe avuto anche difficoltà di tenuta, nel senso che lì l'acqua ha una determinata pressione, se ce la spingo dentro per farla andare in salita la pressione cambia e avremmo avuto altre rotture, per cui certo, purtroppo poi scoppiano le tubature, detto proprio in termini gergali. È un'idea che con Patrizio Carlini abbiamo caldeggiato anche per un periodo, ci siamo visti più volte con i tecnici di Acea, purtroppo per due buone ragioni non la si può mettere in atto. Se anche Acea affrontasse il faraonico investimento di cambiare la tubazione che porta l'acqua qui a Civitavecchia e non può farlo, ripeto, perché il piano regionale delle acque non glielo consente, noi comunque avremo acqua che arriva nella parte bassa della città, sì, e dovremmo spingerla nella parte alta dove oggi sta mancando. E per far questo bisognerebbe aggiungere delle tubature prementi che sono pensate per questo tipo di funzione. Quindi fuori di polemica, mi dispiace per Mirko che dice di essere esperto di queste cose, allora o mente oppure evidentemente così esperto non è. Per quanto riguarda l'immediato, ovvero le mancanze proprio per sopperire alle necessità dei cittadini che hanno messo, carinissimo devo dire, mi sono fatta quattro risate su Facebook, il cartello San Liborio, manca l'acqua, manca l'acqua, fortissima. Vorrei dire diceva, per quanto riguarda le autobotti, questa è sempre una dichiarazione di Mirko Mecozzi, potevano essere richieste ai comuni vicini, alla protezione civile, ai comandi militari, alle ditte locali, alla prefettura stessa. E allora, tenete presente che del disservizio del motore di sollevamento il nostro ufficio acquedotti è stato informato solo questa mattina alle 9, probabilmente perché HCS, che non ha mai brillato per efficienza, contava di risolvere, ha più volte pensato di essere sul punto di risolvere, in realtà poi soltanto ha gettato la spugna soltanto ieri sera, ecco, questo ve lo posso purtroppo testimoniare. Una volta chiarita l'entità, perché capite bene che chiedere in prestito le autobotti all'esercito lo facciamo quando sappiamo che c'è una tempistica, ecco, di riparazioni certa, e poi c'è anche una questione di costi. Sì. Questa mattina siamo già mossi a riguardo. Tenete presente un'altra cosa, che Mirko Mecozzi sa bene che l'autobot della Protezione Civile non è autorizzata al trasporto di acqua per uso potabile, okay, per cui ce l'abbiamo, ce l'avremmo a disposizione, però il buon Luca ha già provveduto e purtroppo non è una strada che si può seguire. Abbiamo perfetto già chiesto aiuto all'esercito, sì, che da quello che ho capito si sta attivando e a brevissimo attendiamo una risposta, ma insomma sembra che abbiamo buone speranze che sia una risposta positiva. Però tenete presente che tutte queste operazioni hanno un costo. Allora, infatti, non si può raccontare ai cittadini da una parte che siccome l'acqua non arriva hanno diritto a uno sconto in bolletta e poi promettere ai cittadini dei servizi aggiuntivi come il noleggio di un autobot da parte di qualcuno, perché nessuno te la dà gratis, questo inevitabilmente, perché le due cose denotano la tendenza a mentire in maniera, insomma, su scala industriale. È ovvio che se io devo attivare dei servizi che hanno un costo, quei servizi qualcuno li paga, e siccome siamo il comune di Civitavecchia, sono i singoli cittadini che vi risiedono, io sto caricando tasse di costi, sto caricando di costi. Noi cerchiamo di farlo il meno possibile. È ovvio che purtroppo la situazione è tale per cui almeno una seconda autobot dovremmo attivarla, e quasi certamente la soluzione sarà quella dell'esercito. Tieni presente, tra l'altro, che la maggioranza dei comuni limitrofi è passata alla CEA, per cui non ha neanche un servizio di autobotti comunali. Ti faccio l'esempio di Allumiero, di Tolfa, che si appoggiano alla CEA, per cui non hanno un autobot da prestarci. Certo, ok, no, chiarissimo, chiarissimo. Senti, invece, quel numero unico, queste sono dichiarazioni sempre di Mirko Mecozzi, io vorrei insomma che si potesse, giustamente c'è il diritto di controbattere, certo, doveva essere istituito un numero unico, quello dei vigili urbani per esempio, in grado di rispondere 24 ore su 24. C'è un numero verde dei vigili che è attivo. Diciamo che lì posso dire anch'io, ho provato a chiamarlo. Guarda, io lo chiamo abbastanza spesso, devo dirti che io sono stato un po' la spina nel fianco e del generale Rotondi e dell'attuale comandante Biferrari. Sì. Io lo chiamo abbastanza spesso dal mio cellulare privato, quindi non sanno che sono io a chiamare, per la vicenda dei fumi nel porto. Li ho chiamato un'infinità di volte e devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi mi hanno risposto abbastanza celermente. Può capitare la volta che non rispondono, però non mi ha mai dato la sensazione che sia così difficile parlarci. Il numero verde c'è e in più c'è un servizio di reperibilità, sì, H24,
il numero è noto, ecco, insomma, il servizio c'è di reperibilità. Il servizio c'è, perfetto. Senti, ma una proposta, questa che vorrei farti, è possibile aggiornare i cittadini quotidianamente con un report su quello, su quella che sarà la portata idrica, ovvero in modo anche perché si possano organizzare, vediamo, quando ci sono i bambini piccoli dentro casa l'acqua è fondamentale. Senza dubbio, però... quindi magari se uno è informato si organizza e magari chiama la nonna, chiama l'idea... la mamma, che magari hanno l'acqua a disposizione e si possono organizzare. Guarda, l'idea a me piace tantissimo, lo trovo un ottimo suggerimento e troveremo il modo di metterlo in atto, però vorrei chiarire ai civitavecchiesi, a quelli che non lo sanno almeno, che l'acquedotto della città è alimentato da ben 5 fornitori diversi, uh-huh. Perché c'è Acea, c'è l'Oriolo che attualmente è fermo ma stiamo riattivando, c'è HCS, c'è SIT, Medio Tirreno e Talede, per cui non è facile avere in tempo reale le portate da tutti gli enti. Nel caso di fattispecie io non ho difficoltà ad avere la portata dell'Oriolo perché ce la dà direttamente il buon, sì, Luca. Ho ben poche difficoltà ad avere, quando la chiedo, la portata dell'HCS, perché comunque i nostri uomini dentro HCS riescono a darcene in tempo reale, già avere un dato, la necessaria rapidità da Siti Medio Tirreno e da Acea un pochino più difficoltoso, ma si può tranquillamente farlo, cioè, al di là, se si tratta di smuovere la buona volontà di chi di dovere la smuoviamo, insomma, tenete presente che questo comune non ha mai avuto, storicamente, mm-hmm. Sì. Le analisi di laboratorio dei fornitori, cioè loro ci fornivano acqua ma noi non abbiamo mai chiesto a loro con regolarità che ci dessero i referti delle analisi di laboratorio, quindi sì, che testimoniassero la bontà di quell'acqua. Da l'anno scorso, quindi dal 2014, anche con lo stimolo della ASL, il buon Luca ottiene anche questo dato, cioè ottimo. Noi siamo riusciti ad ottenere qualcosa che è anche più difficile della semplice portata, quindi se certo, siamo riusciti lì, ma perché non riuscire anche ad avere le portate? Quindi porta, perfetto, no, ne è riparliamo a breve, una cosa che di servizio organizzativa, perché almeno che poi mi dispiace, sono soprattutto i cittadini di San Liborio quelli ad essere colpiti, però, la maggior parte. Attenzione a distinguere le due cose, cioè sì, ci sono delle interruzioni che sono preventivate, tipo sì, quelle della settimana scorsa del sito Medio Tirreno e quella di lunedì di HCS, che sono programmate ed annunciate, sempre sì, con anticipo, sì, perché sono programmabili ed annunciabili. Le rotture come quelle di adesso, per cui abbiamo 2 motori su 3 che si sono fermati perché sono lì da non so quanti anni e non sono mai stati avvicendati, lì quelle purtroppo non c'è modo proprio di annunciarle, se non quando il guasto ormai è arrivato, certo, perché appunto non è preventivabile. L'intervento che stiamo cercando di ottenere nel caso specifico da HCS è che il materiale vitale deve essere nuovo e cambiato con regolarità. Certo. Se la condizione di liquidazione di HCS e di Civitavecchia Infrastrutture rende impossibile a loro di farlo, e vorrà dire che il comune si sostituirà, e pazienza, se qualcuno si metterà a dire, visto che insomma il gioco ormai è quello, che ci manderanno sotto corte dei conti, ma ci vado con piacere, se si tratta di mantenere il diritto all'accesso all'acqua dei cittadini, pazienza, certo, ci faremo questa passeggiata in corte dei conti e l'accetteremo come un... Vabbè, è ammirevole, dici comunque, io vado a dire di fronte a quella che è la situazione. Ci dobbiamo fermare qualche istante che è il momento delle news, rimanete qui, altre domande devo fare al consigliere Fulvio Floccari. Simple
della città. Vorrei dimenticarvi tutti, amnesia, rimango sveglio con la luce accesa. Radio Stella Città. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Brivido felino, sento che mi vuoi. Radio Stella Città. Che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti quest'inciso che ho scritto. Radio Stella Città, per tutti i gusti, per tutte le età. C'è sempre una canzone. Questione acqua, questa è Pausa Caffè, sono Silvia Tamagnini e sono in compagnia del consigliere comunale Fulvio Floccari. E una questione scottante veramente, che più si va a scavare e più escono fuori i cosiddetti altarini, veramente, dici mamma mia, io mi sono messa le mani in mezzo ai capelli piano piano mentre scoprivo sempre di più queste realtà, che di cui alcune in parte non lo nascondo, ne ero già a conoscenza, lo sapete, ho lavorato al comune per quasi 5 anni, quindi alcune cose le conosco abbastanza bene, però vorrei ritornare su una questione, quella delle autobotti, perché riguarda l'immediato, ovvero il cittadino nella necessità di oggi, subito, non mi viene l'acqua e devo chiamare il servizio autobotti. Abbiamo visto che i comuni vicini, la maggior parte non ne hanno più le autobotti perché fanno parte del gruppo ACEA, diciamo così, sono rientrate, godono hanno di questo dato servizio in gestione, per cui le autobotti che circolano per i comuni, penso ad Alumiere, penso sì, a Fiano, cioè comuni che mi capita di frequentare per lavoro per altri motivi, sono tutti gestiti da autobotti che sono di un'azienda privata che lavora per conto di ACEA, quindi certo, hanno dismesso completamente il servizio, non hanno gli autisti, non hanno gli automezzi, li hanno passati ad altri, li hanno venduti, li hanno fermati, insomma di fatto non è così semplice. Ma il problema, al di là poi di chi ci dà le autobotti, sì, è che l'autobotte che fornisce il servizio idrico cittadino deve essere un'autobotte autorizzata al trasporto di acqua per uso potabile, che non è una cosa da poco, perché un'autobotte che è stata autorizzata a questo scopo viene utilizzata esclusivamente per questo scopo e sì, non viene utilizzata per caricare acqua che abbia altri utilizzi. Sì. Immaginate quanto può essere piacevole utilizzare per rifornire la rete idrica cittadina un'autobotte che ha caricato fino a qualche giorno prima dell'acqua da un lago o un bacino idrico che non è autorizzato. Ecco, per questo è serietà. Ecco. In più, parlare di autobotti quando ancora oggi chi fa queste provocazioni ben sa che ci sono dei debiti non saldati con sì, la ditta che ai tempi dell'amministrazione nella quale Mirko Mecozzi si occupava di questo aspetto, la ditta è stata chiamata, ma insomma ancora il comune aspetta di pagarla. Ed è, sì, tra i tanti debiti fuori bilancio ci sta esattamente anche qualcosina che arriva da questo settore, quindi... Quindi parliamo di quasi 30.000 euro all'incirca, orientativamente, sì, esatto, di debito nei confronti di ditta privata. Un'azienda in particolare. Ecco. Di un'azienda in particolare. E questo è accaduto quando c'era anche il commissario? Eh sì. Vabbè, tanti commissari qui a Civitavecchia, tra la Iurato, tra... ne hanno fatti tanti, casi, che gli frega, allora tanto poi se ne vanno. Guarda, quello che è mancato, ecco, quello che è mancato realmente, ora al di là di tutto, sono gli investimenti nella manutenzione ordinaria. Ora, sì, adesso noi abbiamo HCS che per carità è in parte scusabile perché è in liquidazione con i conti perennemente a rischio di pignoramento, ci sono fasi dell'anno in cui sui conti correnti di HCS rimangono poche decine di migliaia di euro, sì, se immaginate quello che costa solo di stipendi, però in altri momenti, sì, quando HCS era appena stata creata ed era il gingillo, il giocattolo nelle mani delle passate amministrazioni, è inspiegabile. Ricordate ai tempi della mia polemica con Pietro Tidei che si offrì di regalarmi un pettine perché io dissi che ero stato a Montanciano appena insediato e mi ero messo le mani ai capelli. Se i cittadini avessero modo di entrare in questi stabilimenti, nonostante l'azione di efficientamento che si è messa in atto nel corso di quest'ultimo anno, si renderebbero conto dopo pochi secondi che si tratta di strutture che non hanno ricevuto manutenzione da anni, proprio perché le precedenti amministrazioni lavoravano perché la rete idrica cittadina andasse, e non lo hanno mai nascosto, perché la rete cittadina andasse nelle mani di ACEA. Ok. Questo è, per cui francamente trovo di cattivo gusto che chi stava svendendo la nostra rete idrica ad un'azienda che
per come poi è evoluta la questione, non è più il nostro ambito territoriale ottimale, sì. Insomma, io nei loro panni eviterei proprio l'argomento. Quindi creazione di debiti, di servizi idrici e poi, poi non, manutenzione non effettuata sono già tre presupposti che fanno capire che c'era un'intenzione di privatizzare, perché privatizzare l'acqua è uno schema, è uno schema che la cosa pubblica in passato ha visto tante volte. Crei l'emergenza, emergenza rifiuti, emergenza migranti, emergenza idrico, e sull'emergenza commissari e dai tutto in mano ai privati. Tieni presente, per dirne una, che il l'inceneritore di Acerra è gestito da un privato. Certo. Che quindi gode di una posizione di monopolio, e su quella posizione di monopolio potete immaginare che cosa costruisca. Sull'idrico si sta facendo la stessissima operazione, creare monopoli. Fortunatamente c'è stato recentemente questo ravvedimento della regione, che si è resa conto che Civitavecchia non può fare ambito territoriale ottimale con Roma, sì. L'ambito territoriale ottimale grande quanto la provincia non ha nessun senso, stiamo andando in tutt'altra direzione, quindi l'idea di resistere al passaggio dell'idrico ad Acea, sì. E di rilanciare il nostro di idrico, che con pochi anni di investimenti mirati, senza grandi cifre, può dare, come sta facendo, acqua ottima, al di là delle rotture. Il livello qualitativo dell'acqua della rete idrica cittadina nell'ultimo anno è stato altissimo. Scusami, vi dico, ricordiamo, dove vengono, perché le persone comuni, io parto sempre da persone semplici, magari a volte non hanno gli strumenti anche per comprendere, e poi mi ci metto io che non sono un tecnico. Vediamo un attimo, come prendete i soldi, dove prendete i soldi, visto che è un bilancio a secco? Attualmente che non ci sono. Il bilancio non è a secco, okay. Nel bilancio ci sono delle opere già programmate, sì. Che fanno parte del piano triennale delle opere, per i quali la copertura economica c'è, in perfetto. Parte perché sono fondi regionali, in parte perché sono mutui, in parte sì. Perché sono economie del comune. Sì. Tra tanti di questi contenitori ce n'è uno che è quello che, tra l'altro, 1,5 milioni di euro complessivi per il riammodernamento dell'arredo urbano, quindi quello. Panchine, cestini, sì. E quant'altro. Sì. Una piccola, ripeto, piccola parte di quella cifra verrà spesa sostituendosi alle municipalizzate, alle partecipate, che insomma stanno nelle condizioni di difficoltà che abbiamo detto, verranno spese dal comune in minimi interventi di riammodernamento di piccola entità, ma che hanno un impatto sì, gigantesco sulla quantità di rotture che vedremo nel prossimo anno. Senti, dunque, depuratore, quindi sì. Ci infiliamo anche quello, sembra che è stato trovato l'accordo in regione. Depuratore, ecco. È stato raggiunto l'accordo con la regione, che finalmente dovrebbe servire a smontare quest'altra macchina infernale che è stata creata dalle passate amministrazioni, per cui attualmente che il depuratore rientra sempre nel gioco? Rientra sempre, io francamente non so dire quanto poi sia insipienza, incapacità oppure cattiva, diciamo, malafede, francamente sono ipotesi e rimangono tali. Io ci vedo, è ovvio, come sempre, un pochino di malafede. Attualmente delle due linee del depuratore, una è gestita dal comune, l'altra era gestita dalla regione, che ha fatto reiterati tentativi di ridarla sì. Al comune, che però non la riprendeva indietro. Sembrerebbe che abbiamo imboccato la via d'uscita per riattivare definitivamente in mano comunale entrambe le linee e riefficientarle. Tenete presente che, tra l'altro, gran parte degli interventi di efficientamento che si sono fatti sul depuratore e sullo stabilimento di Montanciano sì. Sono interventi che sono costati poche migliaia di euro, poche migliaia, così come poche migliaia di euro costeranno le riparazioni sulle frane delle due condotte sì. Ma che si è semplicemente smesso di attuare in maniera, ecco, prive di un disegno. Adesso, dietro gli interventi in oggetto, c'è un grande esperto di depurazione che a titolo gratuito sta prestando la sua opera per il comune, che è il delegato Giachini, che ha lavorato per Eni, per Fiat, insomma una persona che ha una età, ecco, non giovanissima, ma che ha un'esperienza pluridecennale. C'è bella esperienza. Assolutamente in questi campi sì, questi e lui campi. Con interventi mirati, ma parliamo veramente di qualche migliaio di euro, ha ridato respiro ad un impianto, al di là dei grandi investimenti che comunque mi auguro nei prossimi anni di mettere in atto per rinnovarlo l'impianto, mm-hmm. Ma cerchiamo di lavorare sull'efficienza dell'impianto, non certo. Rifacendolo, ma facendolo lavorare bene. Allora, ci dobbiamo fermare qualche istante, c'è la pubblicità, però il 24 giugno è una data importante, ci sarà sì. L'incontro con il Ministero dell'Ambiente. Sì. E rimanete qui, su 101.2. Pubblicità.
Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. TheMaster.it SOS PC. A Civitavecchia, l'unico servizio assistenza PC a domicilio. Riparazione PC, configurazioni periferiche, installazione impianti di videosorveglianza, creazione siti web statici e dinamici, reti LAN private e aziendali, piccole app Android, computer grafica, SOS PC, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per informazioni 348-9209-344 www.de-master.it. Radio Stella Città. Yeah.
Ancora un po', perché ancora un po' ti terrò qua. Ecco, con assoluto piacere. Si è stato rapito questa mattina. Allora, Fulvio, io ho parlato prima del 24 giugno, però prima di parlare di quella data, è uscito fuori Dearsenificatore. Sì, si parlava del Dearsenificatore, che era l'ennesima opera incagliata perché il progetto presentato in soprintendenza era pieno di difetti, si erano dimenticati di disegnare alcune componenti che in realtà erano presenti. Siamo riusciti, anche grazie all'aiuto della soprintendenza, in tempi rapidissimi. Noi ci siamo insediati a giugno, c'era tempo fino al 31 dicembre per concludere tutto l'iter. In soli 6 mesi abbiamo recuperato il tempo che si era perso e il Dearsenificatore sta funzionando. In più, uscendo da qui, io con Luca andrò a fare un sopralluogo ai lavori che Enel sta facendo per potenziare la fornitura elettrica al dearsenificatore, che attualmente lavora solo come dearsenificatore, mentre in realtà da qui a qualche giorno partirà anche con gli altri moduli, quindi col defluoruratore e quant'altro, garantendo un ulteriore miglioramento della qualità dell'acqua e abbassando ancora un po' i livelli di arsenico. Quindi un altro risultato che è arrivato con una struttura che è nostra, è pubblica, non è di Acea, non è di nessun altro, ma è completamente a gestione 100% pubblica. E, mi dicevi del 24 di giugno, questa invece è una data importantissima, certo, sulla quale volevo fare chiarezza, perché ci sono due aspetti che vanno chiariti alla città. Allora, Enel da 12 anni non ottempera ad alcune prescrizioni della valutazione di impatto ambientale. Sì. Non ottemperare alle prescrizioni vuol dire spegnere la centrale. A prescrivere quanto sopra è il Ministero dell'Ambiente. Appena ci siamo insediati abbiamo contestato per la prima volta dopo tanti anni al Ministero dell'Ambiente la mancata ottemperanza di quelle prescrizioni. Enel ci ha risposto che le prescrizioni non erano state ottemperate e perché nel caso specifico il porticciolo non si poteva proprio fare per una questione di iter autorizzativo. Sì. E poi perché tra l'allora sindaco di Dei e Enel erano intercorsi degli accordi privati, verbali, non scritti, al seguito dei quali Enel aveva elargito 10 milioni di euro all'amministrazione Tidei, dei quali in città non v'è traccia perché credo siano diventati stipendi o Dio solo sa cos'altro, e per cui Enel sentiva di aver onorato il proprio debito. Però Enel, scusami, io queste cose non le capisco, mi dovete perdonare. Allora, Enel comunque 10 milioni che gli escono dalle casse gli deve risultare da qualche parte. I 10 milioni sono usciti. Sono usciti. A chi? Però se tu sono arrivati nelle casse comunali, poi dopo le casse. Ma guarda, la vicenda dei residui attivi che avete seguito nelle ultime settimane ti dimostra come tu puoi dal 2010 a oggi prendere da Enel i soldi del contributo Enel, del contributo per l'università, e non darli mai all'università. Nel bilancio li tieni come residuo attivo, mentre in realtà quei soldi non ci sono, né l'università li ha mai avuti, e sono altri soldi che sono entrati nelle casse comunali e sono spariti. Non dico che siano spariti perché sono andati a casa di qualcuno, sono stati spesi in una maniera diversa da quello per cui erano stati programmati. L'Enel te li dà per darli all'università e tu ci fai dell'altro. Questo è quello che è avvenuto ed è certificato dal bilancio comunale. Infatti risulta dal bilancio assolutamente comunale. Assolutamente sì. Che questo poi comporti un reato, purtroppo non lo credo. È un modo di distrarre dei fondi, di essere scorretti nei confronti della cittadinanza e nei confronti di Enel. Figurati, io che difendo Enel è tragicomico, però va detto. Adesso, Enel ha un impegno che nasce dall'autorizzazione all'esercizio di quella centrale. Sì. E lo deve onorare. Che abbia dato dei soldi all'avvocato Pietro Tidei è un problema di Enel, di leggerezza, con la quale Enel si è fidata delle parole aria, neanche un testo scritto. Se l'avvocato Tidei ne ha uno, lo invito a produrcelo, così finalmente acquisiremo questo documento. Quindi è come se avesse fatto una donazione al comune di Civitavecchia. Ma questa donazione gli ha consentito che gli venisse scontato un impegno che ha preso col Ministero dell'Ambiente, non onorato il quale deve spegnere quella centrale. Okay. E allora noi abbiamo scritto al Ministero, gli abbiamo ricordato una cosa che il Ministero evidentemente da 12 anni sembrava aver dimenticato. Il 24 verrà un rappresentante del Ministero dell'Ambiente qui in città, verrà immagino con l'elenco delle opere che abbiamo suggerito al Ministero dell'Ambiente in eventuale sostituzione di quelle prescritte. Sì. È un elenco molto più ricco del necessario, nel senso che dove sarebbe stato utile fornire 2 o 3 opere, noi ne abbiamo fornite decine. Lo spirito qual è? Non che vogliamo 35 milioni di euro di opere, magari Enel le facesse saremmo ben lieti, ma vogliamo semplicemente che l'opera numero 1 non si può realizzare, c'è la numero 2, non va bene neanche la numero 2, c'è la numero 3, non va bene la 3, c'è la 4, la 5, la 6, fino a
N, credo sì. Che siano 26, 27, qualcosa di simile. Per cui questo è un primo intervento che Enel farà, che non sarà transito di denaro nelle casse del comune, che poi diventa di nuovo il giochino dei residui attivi fittizi, ma saranno opere che la città deve vedere, deve fruire, deve godere. In più saranno opere che impatteranno sull'economia cittadina, perché è ovvio che Enel non può neanche sognarsi, salvo per manodopera altamente specializzata, di approvvigionarsi di aziende che non siano locali, quindi deve essere gente del posto a lavorare su queste opere, quindi una ricaduta occupazionale, economica e poi anche di fruibilità per la città. Altra sì. Cosa a parte che non c'entra, quindi questo è un impegno che loro hanno col ministero e lo devono onorare e basta. Okay. C'è un'altra cosa ancora che la città aveva dimenticato. Nel 2008 Enel ha firmato una convenzione con il comune che tra le tante altre cose prevedeva l'impegno da parte di Enel a investire circa un massimo di 300 milioni di euro in eolico fino a 200 megawatt. Enel non ha mai fatto menzione di questa cosa, il comune non gliel'ha mai ricordata. Noi appena insediati lo abbiamo tirato fuori il problema, è probabile che Enel, con la quale già rapporti informali ci sono, ci venga a dire che 200 megawatt in città di eolico sono improponibili, l'impegno c'è, non saranno 200 megawatt di eolico, sarà qualcos'altro, io penso a qualcosa che vada a impattare sulla qualità dell'aria, che vada a impattare sul portafogli e sulla pressione fiscale cittadina, quindi non voglio soldi da Enel, ma voglio incentivi per il solare termico, quindi meno caldaie che si accendono ogni volta che prendiamo lo spruzzetto d'acqua calda. Immagino il fotovoltaico sulle case, immagino una flotta di autobus per Argo che, o per come si chiamerà, che vadano ad elettricità o che vadano a gas, tutta una serie di interventi che Enel deve fare perché ha preso un impegno. Ora vediamo dove andiamo a parare, perché la trattativa sì. Sembra partita col piede giusto. Enel sembra disponibile a parlare di questo aspetto e eventualmente a emendare la convenzione lì dove serve, nella misura in cui serve, per renderla attuabile. Sì. Da parte nostra non c'è assolutamente integralismo, non abbiamo cattivi rapporti con Enel, al contrario di quello che viene raccontato. Abbiamo dei rapporti onesti, sinceri, tranquilli, non vogliamo soldi, non abbiamo nulla di personale da guadagnare dal colosso energetico, abbiamo da portare in città delle cose che da troppo tempo sono state promesse e ancora non vediamo arrivare. E se non sbaglio, ritornando al sistema idrico, è previsto tra le opere richieste a Enel. Tra le tante opere c'è sia la bretella che congiunge Poggio Capriolo con Aurelia, che quindi ci consentirebbe di spegnere il dearsenificatore, che ha un costo stimato anno solo di energia di diverse centinaia di migliaia di euro, che sì. Sono pressione fiscale per i cittadini. C'è il rifacimento di almeno parte della rete idrica, che in gran parte è vecchia, quello è un investimento che sicuramente è un investimento di una certa importanza, perché immaginate di fare completamente la rete idrica cittadina, sarebbe un sogno. Io devo dire che nelle economie del comune probabilmente è l'ultima cosa che farei, nel senso che investire se mi date l'alternativa, se spendere 500-600 mila euro l'anno in riparazioni o spendere 10 milioni tutti insieme per rifare la rete idrica, poi devo riasfaltare, devo rifare la segnaletica e quant'altro. Ora come ora purtroppo abbiamo altre priorità. Preferisco in 10 anni spendere 5 milioni di euro in riparazioni che spenderne 10 in rifacimento di tutta la rete idrica, ma arriveremo anche lì, siamo partiti dalle priorità. Le priorità sono ridare l'Oriolo, evitare che la condotta RHS frani ogni inverno, ripulire il bacino di Montanciano e poi da lì a cascata andare a evitare che ci siano ancora utenze idriche in nero che non pagano nulla, ridurre le perdite e via via discorrendo. In ultimo c'è anche certo il rifacimento della rete, si parla per esempio dell'amianto, ma finché l'amianto resta lì confinato sottoterra e si limita a trasportare l'acqua, certamente non è un problema prioritario. L'amianto è pericoloso quando lo si lavora. Certo, l'amianto è pericoloso per l'inalazione. Sì. Il tempo a disposizione è terminato, Fulvio, però quante altre domande, perché hai tirato fuori amianto, mi esce fuori che mi esce fuori talcementi, però non abbiamo il tempo a disposizione. Quando vorrai io sono ben lieta, insomma, di confrontarmi, perché la vedo dal punto di vista, il cittadino vuole, è curioso, il cittadino vuole sapere, il cittadino vuole risposte. Chi abita qui è perché la città gli vuole bene, perché ci è cresciuto, ha qualche legame, e dispiace vedere, trovarsi di fronte una situazione che va dalle strade sporche, l'erba non tagliata,
l'acqua che non arriva a casa, chi più ne ha più ne metta, ne potrei fare un elenco infinito. Assolutamente. E quindi, assolutamente, purtroppo è vero. Spero che riusciremo a riapprofondire, visto che poi adesso segui anche i lavori pubblici, e con il signor Massimo Pantanelli, con il quale sono riuscita a parlare una volta e ho anche preso in giro, ho detto: ah, ma tu bevi il caffè, ma tu respiri, tu sorridi, insomma, vedendo che non è molto dedico a, come possiamo dire, favorevole alla comunicazione, magari con te, visto che hai anche una bella voce che entra bene in radio e quindi possa far piacere anche alle signore, diciamo, a casa, che mi propongo come controfigura di Massimo Pantanelli. Lui risolve i problemi, io vado a presentarlo in giro, perché poi, al di là della capacità di presentarsi pubblicamente che uno può avere o meno, va riconosciuto a Massimo che sta facendo un lavoro monumentale. Immaginate che per le sue mani passa una gran parte di quello che è l'azione amministrativa della città, e purtroppo non voglio fare quello che è colpa di quelli che c'erano prima, però abbiamo trovato oggettivamente un disordine che merita anni e anni di pazienza. È ovvio che non è che i primi risultati arriveranno fra anni, però i risultati più grandi richiedono tempo, piano piano i risultati arriveranno, stanno arrivando, partiamo dall'Oriolo da qui a una settimana e pian piano ne vedrete degli altri. Noi concludo il 17, vediamo l'Agenzia Regionale Difesa del Suolo, stiamo lavorando alla possibilità di ripulire il bacino di Montanciano spendendo veramente poco. Se la cosa va in porto, per come sembra, a breve spero di venire di nuovo da te a presentarlo, perché è un progetto al quale teniamo tanto e che, insomma, sta arrivando addirittura d'arrivo. Finalmente, non è piccola, non è piccola, se tieni presente che l'ultima amministrazione che ci ha preceduto ci stava per investire qualcosa come 4 milioni di euro e non c'è riuscita. E probabilmente non riusciamo a farlo con neanche il 10% di quella cifra su 5 anni, quindi, insomma. Ci spero tanto, ne riparliamo quando la cosa andrà un pochino più vicina all'andare in porto. Daremo, mi auguro, dimostrazione di buona, di sana politica e di amministrazione da buon padre di famiglia. Ottimo, noi siamo ben lieti. Stiamo qua. Grazie Fulvio, buona giornata, in bocca al lupo. A voi, buongiorno a tutti.